Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video completamente diverso dal solito perché mi sono arrivati un po' di pacchi a casa. Questo è il mio Black Friday che è arrivato. Ragazzi, ho ordinato una serie di cose che sono anche utilissime per il mio desk setup da trader, da investitore, da youtuber, un po' un desk setup che sta assumendo molti formi, ragazzi. E ci sono alcuni oggetti che secondo me sono anche di vostro interesse. C'è anche un libro, questo già lo so, però ho detto vabbè, è domenica, siamo sotto Natale, i mercati sono tranquilli, ma facciamo una cosa completamente diversa, lasciamo spazio un po' alla creatività. Primo unboxing serio, ragazzi, con una serie di pacchi che andranno comunque ad essere posizionati nel mio desk setup da trader, da workstation da trader. Anzi, alcuni di voi spesso mi hanno chiesto che cosa uso io, com'è la mia scrivania, se vi interessa l'argomento, se vi interessa anche la parte tecnologica, perché no? Vi mostro il mio super schermo, il mio PC, vi faccio capire un po' quello che utilizzo, le mie piattaforme e se vi interessa, quindi scrivetemelo nei commenti. Allora, ragazzi, io non ho mai fatto unboxing, per cui ho questo taglierino, classico taglierino da cancelleria, e iniziamo con il primo pacco. Ok, ragazzi, allora, primo pacco è arrivato da Amazon. È una cosa di una semplicità incredibile perché ci sono due oggetti qui che probabilmente non ho solo io in tutta Italia, ancora non lo so, insomma, non li avevo mai avuti. Allora, questa è una Fire Stick di Amazon e non l'avevo mai comprata, ragazzi, perché io ho una super televisione, quindi non mi serve, ma userò questa Fire Stick per una TV che non è smart in queste feste, quindi volevo provarla, devo essere sincero, e l'ho presa per la prima volta. Allora, l'apro con voi qui davanti, vediamo cosa c'è dentro, ma penso che sia abbastanza semplice, ragazzi. Infatti, però, il pacco fatto alla grande, come sempre, i prodotti Amazon incredibili, il super telecomandino, il cavo, ragazzi, sono pieno di cavi a casa di tutte le tipologie. E poi abbiamo la pennetta che si aggancia alla TV, che poi è la Fire Stick esattamente la Fire Stick vera e propria, con il loghettino Amazon, è un adattatore HDMI. La cosa che mi fa sempre ridere, ragazzi, di questi oggetti è il copia e incolla fatto dei prodotti Apple. Questo è il telecomando della vecchia Apple TV. Va bene, allora, primo pacco andato, molto semplice, lo proverò, speriamo che mi ci troverò anche bene con questo gadget. Allora, questo lo apriamo dopo perché è pesante, ve lo lascio per dopo. Allora, questo è un altro pacco che invece va a finire direttamente nel mio desk setup, perché è un oggetto simpaticissimo. È un oggetto per uno stand per l'iPhone e le cuffie e AirPods Pro, perché io utilizzo le AirPods Pro, e per il mio Apple Watch, ragazzi. Allora, questo stand è uno stand che rispecchia un po' quello che io penso da un sacco di anni ormai, ragazzi, di avere un unico oggetto per fare tante, tantissime cose, perché con questo oggetto si possono anche mettere a ricaricare le mie AirPods Pro, che ragazzi adoro alla stragrande, e poi si può ricaricare anche il mio iPhone qui su, quindi è lo stesso identico stand iper minimalista come me, che io metterò nella mia desk setup da studio, e potrò ricaricare sia le cuffie che l'iPhone che ovviamente il watch. Quindi, tra l'altro, ho fatto anche abbastanza bene questi oggetti. Solitamente di Elago sono iper buoni da un punto di vista di fattezza. Alla fine silicone, ragazzi, però comunque buonissimo. Andiamo a lui. Allora, questo è un altro pacco che viene da Amazon e secondo me sono l'unico in Italia, ve lo dico chiaramente, a non aver mai comprato un Amazon. Ecco, ragazzi, allora, questo è un Amazon Echo Show. Perché? Perché lo voglio mettere come veglia da comodino, lo voglio utilizzare in maniera piccola, perché vi dico anche la mia su questi apparecchi: non sono convinto se lo terrò, perché non mi piace
avere un'intelligenza artificiale che sta in casa mia tutto il tempo accesa, ma a parte questo non mi interessa la parte audio, perché la parte audio di questi aggeggi solitamente non è all'altezza di quello che io mi aspetto, ragazzi. Perché? Perché essendo musicista, per me questi aggeggi si sentono tutti malissimo. Il problema è che quello che mi interessa a me costa migliaia di euro, quindi non può essere acquistato al momento. Allora, apriamolo insieme. Scatolo bellissimo e vabbè, la confezione, ragazzi, è sempre una confezione magnifica. E il prodotto di Amazon Echo Show è veramente un'opera d'arte, anche a livello estetico mi piace moltissimo, ragazzi, e si adatta a tutto quello che io ho. Vi farò vedere anche l'ultimo acquisto, che ha un colore molto simile. Io ho sistemato tutta la mia work station, il mio desk setup, tutto in maniera da design, quindi tutto coordinato anche con i colori. Questo è l'Amazon Echo Show, chissà come sarà, vedremo poi appena lo metterò in funzione. Intanto gli diamo il benvenuto. Guardate, ragazzi, come stanno alla grande questi due insieme. Dai, questi due insieme sono proprio il top, proprio perfetti. Vabbè, ok, allora qui invece entriamo nell'ambito letterario, ragazzi. Questo è un libro, e questo libro è un libro di filosofia, perché da un po' di tempo che sto un po' orientandomi anche a leggere qualcosa che sia diverso da quello che è l'ambito tecnico, relativo ad esempio al trading, agli investimenti, a quant'altro. E questo libro me l'ha consigliato, badate bene, dovete dire che me l'ha consigliato Bill Gates. Ragazzi, allora, questo è un libro che si chiama Perché dormiamo, di Matthew Walker, ed è uno dei libri che sia Bill Gates che anche il mattacchione, il giovincello di Facebook, Mark Zuckerberg, consigliano come i migliori libri addirittura da leggere nella vita, quindi in generale, quindi sicuramente una lettura di grande qualità. L'ho preso perché in questo mese vorrei leggere qualcosa che sia diversa un po' dal trading, anche per smuovere la parte creativa che abbiamo. Invece arriva il bestione, l'ultimo grande pacco, ragazzi, e questo qui, ragazzi, allora, questo è uno strumento che mi serve per fare trading, ve lo dico in maniera molto chiara, ma anche per fare tutto quanto il resto, perché è una super tastiera, una keyboard da computer, che è quella di Logitech, la MX Key, che io utilizzo già il loro mouse. Avevo un'altra tastiera di Logitech perché dopo aver venduto il mio iMac qualche annetto fa, perché, ragazzi, l'ho dovuto vendere perché i software di trading alcuni non funzionano sul Mac, quelli che utilizzo io, e ho dovuto fare un PC Windows. Allora, intanto questo scatolo è veramente bellissimo. Ok, sono riuscito a togliere un po' della tastiera, vediamo adesso di togliere questo scatolo, che è un altro scatolo dentro lo scatolo, e addirittura la carta velina, ragazzi, incredibile, pesa una tonnellata questa tastiera, veramente è bellissimo tutto quello che c'è qui. Beh, ragazzi, tutta in alluminio, e questa è la tastiera che ci accompagnerà me e anche tutti voi, ragazzi, nelle operazioni di trading e di investimento, la MX Key, bellissima, di Logitech. Penso proprio che la userò, anche perché ha dei tasti magnifici anche per scrivere, ragazzi. Io sto veramente tante ore al computer, quindi è fondamentale per me avere strumenti che siano affidabili. Da notare chiaramente anche in questo caso il colore, perché è tutto coordinato, ragazzi, completamente tutto coordinato. Va bene, allora, ho finito l'unboxing del giorno, il primo del canale, ragazzi. Oggi è una giornata un po' così, mi andava di fare qualcosa di diverso. Scrivetemi come sempre nei commenti, lasciatemi qualche mi piace, fatemi sapere se vi piace, perché no, anche questo format, questi tipi di video. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo col prossimo video. Ciao a tutti!